Oggi giorno di festa per il soccorso alpino della 12ª delegazione per l'inaugurazione di un nuovo mezzo a Ponte Canavese. Sì, oggi è una giornata particolare per noi perché siamo finalmente riusciti a portare a termine questo progetto, per noi molto importante, proprio perché l'acquisto di questo nuovo mezzo ci permetterà insomma di essere più efficienti sul territorio. Quindi esaltando un po' quella che è la nostra peculiarità, cioè la capillarità, essere già presenti, ma col mezzo riusciremo a portare un servizio tecnico-sanitario in maniera più efficace. Quindi sarà questa la destinazione d'uso tecnico-sanitario? Sì, perché noi come servizio, come Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, appunto abbiamo questa mission di portare appunto un servizio sanitario laddove non si riesce ad arrivare generalmente con le ambulanze eccetera, quindi il nostro terreno principalmente di lavoro è la montagna e quindi siamo tutti soccorritori 118, quindi abbiamo tutti fatto dei corsi non solamente tecnici ma anche sanitari per poter prestare un primo soccorso. Essere sul territorio, quindi avete scelto Pont perché è strategico? Pont perché è strategico, perché ci riesce a coprire non tutta la delegazione purtroppo, ma buona parte, perché Pont Canavese ci permette di insomma intervenire nella Val Soana, nella Valle Orco e parte anche del territorio di competenza della stazione di Ivrea, che è appunto la Valle Sacra. Sono numerosi gli interventi che effettuate durante l'anno? Come sì, ne facciamo circa dai 100 ai 120 all'anno, sia tecnico-sanitari e sia di protezione civile. L'acquisto di questo nuovo mezzo sembrava un progetto quasi realizzabile, poi invece alla fine, non arrendendosi, ci siete riusciti. Ci siamo riusciti anche grazie a dei cofinanziatori locali che ci hanno aiutato economicamente, e quindi parliamo nello specifico dell'azienda IREN, dell'Unione Montana Valli Orco e Soana e dell'Unione Montana Gran Paradiso, che quindi ringrazio veramente di cuore, perché la realizzazione del progetto è stata possibile grazie anche al loro intervento economico.